Luca, approfitto allora, siamo qua a Villa Poggio Salvi per chiederti adesso questo sovescio che vedo nella fila. Ma intanto quest'anno sembra aver preso bene, poi si vedrà tra un paio di mesi se esplode, se arriva a una certa altezza. Noi stiamo ruotando negli ultimi anni soprattutto Favino e Avena, e questo è un classico modo per comunque dare sostanza, dare energia al terreno. Noi siamo su roccia, su galestro, con terreni molto minerali, ma senza una sostanza organica elevatissima, e quindi si cerca sempre di andare a portare nuova sostanza con una cosa che poi c'è da sempre, fondamentalmente si è riscoperta negli ultimi anni, ma è da sempre. È sempre stato fatto, certo. Luca, in questo terreno in particolar modo, siamo nel versante nord di Montalcino, ma è molto ricco in argilla, galestro. Qui c'è tanto galestro. Galestro. Sono zone come questa vigna che si trovano dei sassi, diciamo, un pochettino più grossi. È un terreno proprio tipico di questo versante, di questa zona, che conferisce soprattutto mineralità, eleganza ai nostri vini, e che rispecchia appieno questa parte alta di Montalcino. C'è una base di argilla e si trovano alcuni strisciati d'argilla, però è soprattutto sassoso galestroso. Questa è una vigna dove si trova un galestro come quello che stiamo mostrando ora. Ci sono altre vigne con un galestrino un po' più a scagliettine, come lo chiamiamo noi, però tutta questa parte di Villa Poggio Salvi, e noi ci troviamo adesso su una vigna vicino ai 500 metri di altezza, ha questa conformazione, questa tipologia del terreno. Terreni che conferiscono molta mineralità alle uve e quindi poi soprattutto ai vini. E allora Luca, andiamo a degustare grandi vini in cantina. Molto volentieri, molto volentieri. Thank you.